Vincenzo Vettorini, candidato sindaco L'Aquila che vogliamo, che lista è quella che oggi propone della città? Oggi è una bellissima giornata, presentiamo alla città la lista ai candidati consiglieri dell'Aquila che vogliamo. È una lista fatta di gente trasparente, di gente che ha deciso di anteporre tutti i propri interessi all'interesse massimo che è quello della nostra città. È gente che è onesta, trasparente, libera soprattutto, libera da legami con qualsiasi padroncino che possa influire sulle decisioni della rinascita della nostra città. L'Aquila che vogliamo vuole che la città rinasca da qui, dall'Aquila, e le persone che hanno deciso di metterci la faccia in questa avventura con L'Aquila che vogliamo hanno dentro questa gioia, questo sorriso per ridare il sorriso a questa nostra città. Gente pronta per il cambiamento? Io spero che la città sia pronta per un cambiamento epocale, ora o mai più, non ci sarà più tempo per poter decidere di cambiare le cose. Queste elezioni che avverranno fra una ventina di giorni saranno epocali per la nostra città. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, persone e metodo e mentalità. Facciamolo. Stefano Cencioni, capolista della lista L'Aquila che vogliamo, una scelta di scendere in campo per quali motivi? Una scelta perché si è orgogliosi di essere aquilani, soprattutto perché penso e pensiamo che questa città abbia delle fortissime potenzialità. Potenzialità di ricrescita, di riconversione, di ricostruzione, e soprattutto che il contributo comunque dei cittadini, i cittadini che stanno vivendo quotidianamente la loro esperienza, sia professionale sia civica, possa essere un contributo costruttivo per la ricrescita della nostra città. Enrico Davanti, altro candidato consigliere, un esperto di turismo. Il turismo può essere una chiave per far ripartire questa città? Lo è sicuramente, lo sanno tutti, ormai ne abbiamo piene le orecchie di queste cose. Fatto sta che poi si parla di turismo quando si arriva a questi giorni e poi di conseguenza non succede assolutamente nulla. È un momento veramente in cui non si può rimandare più una scelta sul turismo ed è, c'è il bisogno di fare una scelta orientata al marketing in maniera tecnica e senza prescindere dal coinvolgimento degli operatori che sono gli attori principali di questo, del futuro nel turismo. Francesca Gioia, candidato consigliere per la lista L'Aquila che vogliamo, una lista con tante donne, perché questa scelta? Questa scelta perché vedo che è un periodo in cui la politica è molto lontana da noi cittadini e quindi ho pensato da cittadina di scendere in campo e di entrare e di darmi da fare per la mia città, per la mia L'Aquila che io amo tanto e vorrei fare qualcosa di... cioè non solo criticare da casa mia, da dire che le cose non vanno. Sì, critico, ma voglio anche darmi da fare e fare qualcosa per L'Aquila, perché vedo che L'Aquila sta morendo. Cristiana Mancini, quanto possono essere determinanti le donne per la rinascita di questa città? Sono fondamentali, perché le donne sono state le prime in assoluto a muoversi e a mettersi in campo, in gioco, a metterci la faccia. Io mi ricordo le carriole in prima fila c'erano assolutamente le donne, perché hanno questa sensibilità, a mio parere, che proviene anche dal fatto che si rendono conto benissimo quale futuro dare ai propri figli. Il futuro di questa città è veramente un punto interrogativo ormai. Dobbiamo assolutamente dare una svolta decisiva, una svolta, ma nel vero senso della parola, cambiare aria, cambiare facce, cambiare mentalità. È giunto il momento, ora o mai più. Questo è il mio pensiero, è questo che mi ha spinto a inserirmi in questa lista, perché in questa lista ho trovato praticamente quello che io ho sempre considerato come gli obiettivi principali per questa città, gli obiettivi più importanti, quello che bisogna perseguire se vogliamo veramente che questa città possa risorgere, non solo come case, a tutti i livelli. Eleonora Tucci, 23 anni, studentessa, perché un giovane oggi sceglie di candidarsi con la lista L'Aquila che vogliamo?
Allora, ho scelto di candidarmi perché voglio rappresentare tutti quei giovani che come me non vogliono abbandonare la città. Noi siamo il futuro imminente per questa città, quindi dobbiamo partecipare attivamente alla ricostruzione, alla rinascita e non possiamo permetterci di non essere coinvolti. Quindi innanzitutto dobbiamo partecipare e dire la nostra, perché abbiamo sia la forza per fare delle proposte che per portarle avanti, affinché appunto vengano accolte e vengano realizzate. Raimondo Quaresima, docente universitario presso la Facoltà di Ingegneria di Roio. Perché un docente universitario oggi si candida con la lista L'Aquila che vogliamo con Vincenzo Vittorini? Perché ho scelto di vivere in questa città e questa città non è più la città dove ho vissuto. Perché ritengo che è una lista civica indipendente e in questo momento c'è bisogno di questo. Pensi che sono talmente in ballo in questa questione che qualche giorno fa stavo in mezzo alla strada, ero uno dei due uomini sandwich. Perché lì non c'era il professore universitario, c'era il cittadino. Abbiamo bisogno di rimettere i cittadini al centro di questa città. I cittadini sono stati messi in secondo piano? I cittadini non hanno mai partecipato completamente alla vita di questa città, di questa regione. Non lo dico io, lo dice un rapporto Ocse che è uscito in questi giorni.